cinematografici, quindi sono veramente immerso nel guardare film. Coach Pozzecco, invece, come sta andando questa quarantena? Stai sentendo i ragazzi? Ah, guarda, io non ho figli, l'unica persona che in questa casa può capire Matteo è la mia fidanzata che a me, che non ho né 5 anni, ma mi avvicino non anagraficamente. E ieri ho spaccato un tavolino giocando alla PlayStation in vetro, quindi insomma, diciamo che vivo la quarantena un po' come un bimbo. Io devo essere sincero, non mi pesa, faccio un po' come quello che fa Marco, magari guardo qualche film in meno e forse c'è un po' più di cagate, dai, pallacanestro anche, ma guardo video, insomma, faccio anch'io le cose che fanno un po' più o meno tutti. In più, sì, quello che dicevi tu corrisponde alla verità. Chiamo quotidianamente, chiamo due o tre giocatori, facciamo una videochiamata, ci raccontiamo un po'. Ma le solite cose, se andremo a casa, se non andremo a casa, chi rimane, insomma, parliamo di quello che ci sta succedendo, che è sostanzialmente niente. Coach, abbiamo visto re delle dirette con la pagina della Dinamo ieri a Sport Italia. Come sta andando in questa tua nuova versione? Ma guarda, fortunatamente a me non pesa, anche stare qui con voi e ascoltare quello che racconterete non mi pesa. Me ne vado un po' prima così non ascolto Mamoli che invece è un po' pesante. No, sto scherzando. Ale è un amico. No, chiaramente sono molto coinvolto da questo punto di vista perché per certi versi siamo molto più intervistati. Oggi di prima, anche perché poi fondamentalmente con la tecnologia hai l'opportunità come dire, di intrattenere la gente, quindi mi chiamano continuamente, riempio anche un po' la mia giornata facendo queste cose. È vero, è assolutamente vero, capita anche a noi addetti ai lavori di lavorare il doppio in questo periodo per assurdo in cui tutto è fermo. Matteo, hai seguito con Sport Italia anche quest'anno la 2? Volevo fare con te un riassunto di ciò che è stato il campionato finora. Molti giovani interessanti sempre di più se ne vedono nel palcoscenico del secondo campionato nazionale di pallacanestro. Ti chiedo di farci qualche nome, oltre al riassunto di qualche giovane interessante che hai scoperto quest'anno. Ma guarda, non saprei veramente da chi cominciare perché la 2 è un campionato secondo me bellissimo per l'equilibrio che offre ogni settimana e perché, come dicevi giustamente tu, dà la possibilità a tanti giovani di giocare. Io non sono un fautore delle norme protezionistiche per gli italiani nella massima serie, però secondo me è giusto che ci sia una serie come la Serie 2 che appunto, essendo la seconda, possa essere un serbatoio di giocatori per la Serie A, per la nazionale. E il fatto di avere in Serie 2 soltanto due americani e di dare la possibilità a tanti italiani di giocare lo rende un campionato veramente molto molto interessante, oltre che molto equilibrato, ed è un campionato secondo me in cui il fatto di avere meno americani, quindi un gioco meno muscolare, meno veloce, un po' più lento, un po' più vecchio stile, lo rende un basket molto bello da vedere perché è un basket molto allenato, molto ragionato, in cui davvero il lavoro dell'allenatore si vede tanto, quindi c'è tanto da analizzare nel corso di una singola partita, secondo me, in A2, e questo lo rende molto interessante. Un piccolo riassunto: avevamo due squadre al vertice, che erano Torino da una parte e Ravenna dall'altra parte. Se vogliamo, entrambe due sorprese, perché Ravenna è una squadra che da qualche anno ormai era un punto fermo della A2, ma non era mai arrivata a questi livelli. Torino, invece, è una realtà nuova, cresciuta sulle ceneri della Torino che abbiamo visto negli anni scorsi anche in Serie A, però un progetto nuovo, come sappiamo, legato a quello di Sassari, a quello della Dinamo e del presidente Sardara, una squadra che però fin da subito aveva fatto molto bene, riuscendo anche a far rinascere quella passione del basket a Torino che forse si era un po' assopita per via delle vicende che avevano coinvolto la precedente società. Quindi due progetti bellissimi, quello di Ravenna e quello di Torino. Ravenna, squadra storicamente legata più alla pallavolo che al basket, quindi stava scoprendo in questi anni la realtà del basket con una squadra molto bella da vedere giocare, guidata da molto bene da Massimo Cancellieri. Purtroppo, come sappiamo, tutto è stato fermato e adesso vediamo cosa accadrà in futuro. È vero, è assolutamente vero.
Peppe, volevi chiedere a Coach Crespi? Sì, più che altro era una curiosità non legata tanto al mondo del basket, ma più che altro come stai vivendo il fatto che hai deciso di accettare l'incarico con la nazionale svedese. E soprattutto sono molto curioso, e penso molti di noi, curiosi di sapere come sta vivendo la nazione Svezia in questo momento questa situazione. Ma ovviamente seguo le giocatrici, parlo con le giocatrici più che altro per messaggi, e soprattutto vedo le loro storie. E l'altro giorno a Malmo c'era Kalis Lloyd che faceva un camp all'aperto, con assolutamente come se fosse un camp senza nessuna restrizione. Credo che il governo svedese abbia lanciato dei messaggi. Ho letto poi un articolo di uno scrittore svedese che spiegava sulle pagine di Repubblica come il governo non ha messo dei divieti, ma ha dato delle regole, confidando nel rispetto dei suggerimenti da parte del popolo svedese, però ha detto prepariamoci a avere migliaia di morti. Quindi penso che sia qualcosa complicato da capire. Sicuramente non, la mentalità svedese è completamente diversa, e credo che anche sia completamente diversa uno svedese dall'altro. Nella nazionale ci sono, su 12 giocatrici, 6 sono di colore, ma non la diversità del colore della pelle, la diversità della loro storia. E quindi credo che in questo momento si vive in modo completamente diverso, e anzi tutti mi chiedono, anche perché le notizie che vengono dal nostro paese, cioè tutti immediatamente mi mandavano il primo messaggio: sei ancora vivo? Ecco, questo, ecco, perché poi l'immagine che si dava, che si dà, sono due immagini completamente diverse, e poi magari alla fine si avvicineranno alla percentuale dei numeri sia di contagiati che purtroppo di deceduti. Però adesso sono più indicazioni, diciamo, che restrizioni come sono qui da noi. Ma credo che, penso che odio le persone che parlano di tutto, io non sono assolutamente un esperto. Mi piace solo dire che se ci limitiamo a dire stiamo in casa, staremo in casa all'infinito. Ecco, credo che si debba cercare di fare qualcos'altro. Che cosa non lo so, non aspetto, però dire solo stiamo in casa, stiamo in casa, stiamo in casa all'infinito, credo che non possa risolvere questo problema. Per ora Coach linea. A Coach Pozzecco volevo chiedere, Coach, ho avuto il piacere di sentire la mia radio intervistare Marco Spissu, uno dei tuoi amati figli. Noi ti chiamiamo da Reggio Calabria, no? Una piazza storica, no? Un po' della nostra pallacanestro che è negli ultimi anni per vicissitudini extra parquet, extra cestistiche, è piombata in C-Silver. Però Marco ricordava, lo chiamavo in qualità di ex Viola, lo chiamavo proprio per questo motivo. Ti chiedo che ricordo hai di Viola Reggio Calabria Poz e che rapporto hai con Marco Spissu. Lui mi ha detto, il Poz dice sempre che è merito nostro, che siamo dei grandi noi. Lui mi ha detto, quello che mi dà il Poz non me l'ha dato nessuno. Allora, ho grandi ricordi di Reggio Calabria, anche perché poi ho vissuto per un paio d'anni molto vicino a Capodorlando, quindi insomma diciamo che ho avuto la fortuna nella mia carriera di spalmare le varie annate in posti diversi, e tra questi appunto anche la splendida Sicilia, e di conseguenza ho vissuto un po' anche la Calabria. Poi io sono un re calcattiano, e quindi diciamo che sono un po' condizionato dai suoi racconti. Re Calcatti, allora, a Reggio Calabria, dice che è stato il periodo che ha passato appunto a Reggio uno dei più belli in assoluto della sua vita, e che se Sì. riesci, come dire, a entrare un po' nella mentalità del calabrese, veramente migliori la tua quotidianità, e riesci ad avere una filosofia di vita che al nord è impensabile. A proposito di coach, scusate se ti interrompo, Poz, tu sei nato a Gorizia, oltre a Re Calcati, a Gorizia ha accennato anche il Paron, no? Donino Zorzi, quindi lui la definisce città silente, invece ha sfornito anche Gorizia, grandi allenatori.
È vero, Gorizia è una città che ha vissuto, purtroppo adesso la squadra non esiste più ormai da un paio d'anni. Sì, è un altro posto dove Trieste, Gorizia, insomma, sono posti dove sono nati giocatori interessanti, Paolo Vittori, insomma ce ne sono tantissimi, Mino Brumati. Sì. Io il sud, come ti dicevo, lo amo e amo anche Marco Spissu. Marco è un ragazzo straordinario, secondo me ha delle doti insomma evidenti, visibili, che si sono, come dire, che ha fatto vedere più o meno sempre nella sua carriera. Rispetto a quello che diceva Gandini, sono totalmente d'accordo, ma totalmente d'accordo per quanto riguarda il discorso della 2. Sono convinto che sia un campionato più divertente, più bello da vedere, perché è più allenabile, soprattutto perché ci sono 8 italiani e 2 stranieri. Sono totalmente d'accordo con lui. Ho una visione un po' diversa rispetto alla 1. Non sono così convinto che non si possa andare nella stessa direzione, magari non con 2 stranieri, magari con qualche straniero in più, però secondo me io ho un po' questa, come dire, questa visione, magari forse anche un po' nostalgica, ma secondo me la gente si affeziona e ricorda di più le persone che sono un po' più, come dire, arrivabili anche dal punto di vista, insomma, anche come termine di paragone. Non lo so, c'è una fidelizzazione secondo me dietro allo sport che noi prendiamo poco in considerazione. I giocatori italiani chiaramente questo aspetto lo manifestano un po' di più, e secondo me chi decide le regole dovrebbe tenerne conto. Poi chiaramente se vogliamo essere competitivi in Europa è logico che dobbiamo un po' adeguarci, su questo non ci piove, ma tanto in Europa, voglio dire, vabbè, ma insomma… concludo dicendo che sono d'accordo su Marco, soprattutto appunto che la 2 è molto bella da vedere, però non ha risposto perché ero estremamente incuriosito da sentire da Matteo qualche nome interessante di qualche giocatore della 2. Qualche suggerimento vuoi? Qualche appunto, esatto. Però quelli li do a pagamento. Poi volevo dire dopo Matteo, volevo dire una cosa io, non solo a 2, ma su Reggio Calabria, Torino. Ma se a pagamento non ti preoccupare, dopo a Marco Crespi e ti fa un bonifico. Va bene, basta avere l'Iban, non, senza dirlo, chattandolo, così lo leggo solo io. Vabbè, ma qualcuno se poi vuole fare una, come dire, mettere dei soldi in banca a Matteo, possiamo darlo anche a Lima, voglio dire. Guarda, vi dico il primo che mi viene in mente, visto che poi è anche in qualche modo legato a te, Ousmane Diop, il centro di Torino, che è veramente un giocatore straordinario. L'abbiamo visto quest'anno, fra l'altro, nel corso della stagione, secondo me, crescere tantissimo anche nel giro di pochi mesi. E lui è veramente un giocatore che ha un potenziale pazzesco, perché è un giocatore che ha un fisico pazzesco per il basket. E sta migliorando anche molto sotto tanti aspetti più tecnici, più legati alle mani, più legati al senso del gioco, quindi è il primo che mi viene in mente, un giocatore che secondo me ha una prospettiva davanti grandissima, però ce ne sono altri che non mi vengono in mente adesso, ma se ci penso un attimo sicuramente qualche altro nome mi viene in mente. Ha già date a qualcun altro, non può dateli. Esatto, no, infatti. No. Ma lui è già vostro. Quindi. Sei un bastardo, Matteo, anche perché hai detto l'unico che ho tra l'altro anche allenato. Quindi appunto, è già vostro. L'unico che poteva che sapevi già. Okay. Vabbè, allora ti faccio una domanda. Non vale. Secondo te è un giocatore che può diventare clamoroso anche in A1 o è un giocatore, vabbè, insomma, stiamo parlando di uno che sicuramente giocherà tutta la sua carriera ad alto livello, ma è secondo te un giocatore che può diventare straordinario o no? Cioè straordinario nel senso quasi da Eurolega o da Eurolega? Secondo me sì, se mi fai questa domanda mi viene in mente che tu pensi il contrario, no? No. Non lo so. No. Io penso che possa essere un giocatore, allora sicuramente da Serie A di alto livello, poi è chiaro… L'Eurolega è uno step successivo e bisogna vedere, è forse anche troppo presto per poterlo dire.
per adesso direi sicuramente Serie A di alto livello, poi Eurolega magari è un passo successivo, non lo so, presto per dirlo forse. Mentre per fare qualche domanda ai due coach che abbiamo qui con noi oggi, ero curioso soprattutto dal punto di vista della visione del materiale appunto che avete a disposizione, perché comunque siamo costretti a stare a casa e quindi siamo costretti a vedere basket solamente in televisione, così come lo siete voi coach appunto. Che rapporto avete con le partite che magari state rivivendo in questo momento? Io penso che tendenzialmente vedere le partite del passato serve più dal punto di vista emotivo, diciamo, perché bisogna sempre guardare al basket, a come evolve il basket. Però magari voi in questo momento state vedendo qualche partita e state analizzando qualche aspetto che poi potete in futuro, diciamo, tenere in considerazione. Parto io? Ma io penso che si possono vedere partite in tanti modi. Si può vedere una partita per pescare un ricordo emotivo. Il ricordo emotivo non è solo commuoversi davanti a una partita che ha avuto un significato particolare, ma magari anche alla gestione dei propri giocatori. Credo che, e sono fermamente convinto, che il basket che si gioca oggi è diverso dal basket che si gioca un anno fa. Quindi credo che perché ci sono le mode o le tendenze, perché il campo e quello che succede sul campo indica esigenze diverse, quindi cambiare completamente, aggiungere qualche cosa, aggiungere un dettaglio anche a quello di fondamentali individuali. E quindi credo che per pensare il basket della prossima partita, perché ci sarà una prossima partita, bisogna guardare l'ultimo basket. Poi per trasmettere emozioni si può andare anche a pescare più lontano, però il campo esige sempre qualcosa di diverso oggi. Sono d'accordo con Marco. In più, secondo me, io aggiungerei che la pallacanestro comunque è un po' ciclica. Adesso c'è stato un periodo dove prevalentemente si giocava a small ball, ci sono delle aree geografiche dove questo aspetto viene utilizzato in modo spasmodico. Io non seguo molto l'NBA, Marco sicuramente molto di più di me, Matteo immagino lo stesso. Ho iniziato da qualche giorno a guardare, voglio farmi una sorta di check-up totale, guardare ogni squadra NBA. Ho iniziato, sfortunatamente per me, ma magari Marco può confermare o addirittura smentire quello che sto dicendo, sono partito dagli Atlanta Hawks. E... Complicato. Esatto, esattamente. Se vuoi ti do altri suggerimenti dove ti puoi appassionare di più, anche ispirare di più, ecco. Esatto. E tornando al discorso del fatto che la pallacanestro abbia i cicli, questa è una mia opinione, un'opinione che poi tra l'altro io porto avanti anche rispetto al gioco della mia squadra. Secondo il mio modo di vedere si tornerà un po' indietro, o comunque ci saranno situazioni dove squadre invece preferiranno giocare con due lunghi canonici. In Italia, per esempio, sembra quasi obbligatorio giocare con lo stretch four. Io ho allenato in Croazia 2 anni e lì, per esempio, questa tendenza è un po' meno usata, si gioca comunque con due lunghi di ruolo. Se poi il 4 è anche un buon tiratore, chiaramente non fa schifo, ma diciamo che, ecco, secondo me anche andare a vedere, per esempio a me serve andare a vedere le partite di una volta, proprio perché una volta si dava molto di più la palla dentro, cosa che a me piace fare molto, quindi situazioni che possono, come dire, implementare il mio bagaglio culturale rispetto al gioco in post basso, le trovo più andando indietro che guardando partite di oggi. Coach, parliamo anche un po' di basket femminile, poi con Alessandro Mammoli affronteremo anche questione NBA dall'altra parte dell'oceano.
Hai accettato il 1 ottobre 2019 l'incarico della nazionale svedese dopo aver chiuso un'ottima parentesi con la nostra invece di nazionale. Come sta andando questo percorso, coach? Ma io penso che il basket femminile, ed è riferito soprattutto alla mia esperienza in Italia perché è stata più capillare, ha bisogno di togliersi tanta ruggine, e uso un'espressione che ha usato un allenatore che da 20 anni allena nella femminile, quindi non è una cosa mia perché ho allenato da poco. Perché tanta ruggine? Perché per esempio la prima domanda è: che differenza c'è tra il basket femminile e il basket maschile? E già quello è qualcosa di sbagliato, ok? Mi spiego, sicuramente non c'è la verticalità, perché? Perché non c'è lo stesso atletismo e il canestro è posto alla stessa altezza. Ma quando sento dire che il basket femminile è un gioco più tecnico, ci sono più passaggi, odio questa affermazione. Ho combattuto per 2 anni e combatto anche adesso nella Svezia per questa affermazione, perché se vogliamo conquistare una nuova ragazzina, appassionare ancora più una ragazza che gioca, far migliorare chi gioca anche in nazionale, non possiamo dirgli: che sport fai? Fai il gioco dei passaggi, perché il gioco dei passaggi non diverte nessuno. Chi gioca a tennis gioca per far punto, non gioca per fare i palleggi. E credo che questo sia assolutamente qualche cosa di una visione sbagliata, c'è bisogno di visioni per fare i salti di qualità. A livello tecnico ho allenato la nazionale femminile con le stesse idee che avevo allenato, con cui ho allenato per anni anche ad alto livello squadre maschili, assolutamente nello stesso modo. E faccio soltanto un esempio: i passaggi nella pallacanestro femminile sono ipercanonici, quelli degli obsoleti manuali, quelli dove c'è ancora prima insegnare un movimento tecnico. Io ho detto: i passaggi hanno un obiettivo, di far arrivare la palla il più velocemente possibile nel modo migliore a una compagna. Facciamo il passaggio che vi sentite più figo. Ecco, secondo me dire più figo, essere creativi, già sicuramente fa qualche cosa, toglie quella ruggine, e non è una mia espressione. Matteo, invece volevo fare una sorta di gioco con te. Facciamo finta che il provvedimento del campionato concluso in A2 non fosse mai arrivato. E quindi siamo già in pieno clima playoff. Comunque sta per terminare la fase orologio, cominciano i playoff. Chi sono le due che vanno in A1? Domanda difficilissima, anche perché la regular season aveva proposto dei verdetti, fino a quando c'è stata, da un certo punto di vista anche abbastanza diversi rispetto alle aspettative. Per esempio, squadre che erano considerate come favorite come Verona hanno fatto meno bene di quanto previsto, anche Formula, la stessa Udine per esempio nel girone est, la stessa Udine. Quindi poi sai, sì, il playoff dipende sempre come arrivi a livello di infortuni, come arrivi a livello di condizione atletica, quindi è difficile indicare le favorite per la promozione. È chiaro che per come stava giocando Ravenna quando il campionato si è fermato, sembrava una squadra che potesse davvero andare fino in fondo. Stesso discorso vale per Torino Ovest, anche se Torino aveva forse un margine sull'avversario un po' più piccolo, e a Ovest sembrava ancora tutto ancora più equilibrato, con squadre come Casale Monferrato, come Biella che aveva fatto molto bene, come Rieti per esempio, che potevano arrivare fino in fondo. Se dovessi dirti le due promosse nel momento in cui la stagione si è fermata, quali potevano essere, ti direi le due capoliste, perché erano quelle che giocavano meglio, quindi Ravenna e Torino. Però mi sarei aspettato sicuramente nei playoff una crescita da parte di Ravenna, una crescita da parte di Forlì, una crescita da parte di Udine e tanta bagarra anche da parte delle squadre dell'Ovest. Volevo aggiungere solo una cosa a quello che diceva prima Coach Crespi legato al basket femminile, che io ho seguito, come sapete credo, per tanti anni per Sport Italia, e devo assolutamente confermare quello che ha detto lui. Cioè, il basket femminile ha bisogno di togliersi di dosso troppe etichette, troppi pregiudizi, perché è quello secondo me che fa sì che troppo poca gente lo segua, perché è un basket molto bello, per cui secondo me vale un discorso simile a quello che facevo prima per la 2, ovvero un basket chiaramente, come diceva il coach, meno muscolare, meno verticale, ma non per questo meno bello, anzi molto molto interessante, perché è molto tattico, perché è molto tecnico, perché ha degli aspetti veramente molto molto interessanti. Quindi sarebbe bello che si riuscisse in Italia, in Europa, un po' in tutto il mondo, a togliere questi pregiudizi e queste etichette al basket femminile, perché è uno sport che merita di essere seguito tanto quanto quello maschile. Posso aggiungere? Assolutamente d'accordo. Certo, coach.
Ok, voglio aggiungere una cosa non sul basket femminile, perché prima Matteo ha citato Torino, la Torino che non c'è più, il Pozza ha citato Gorizia, la Gorizia che non c'è più, voi avete citato sì. Reggio Calabria dicendo che non c'è più per motivi extra basket, e io credo che qua sì. facciamo un errore se parliamo di extra basket, perché tutte queste, il coronavirus potrebbe essere una grande occasione per tirare una riga. Ho letto una prima pagina della Gazzetta dello Sport che parlava dei debiti, sottolineo debiti, del mondo del calcio, 2,5 miliardi. E adesso si sta cercando di ripartire. Ma io credo che è meglio tirare una riga, perché per far ripartire qualcosa che ha dimostrato, parliamo di basket adesso, però usiamo quel numero del calcio, che non è sostenibile, io credo che facciamo un grande errore. Io credo che questa emergenza, e purtroppo con tragedia sanitaria, penso che sia la grande occasione per poter tirare una riga. Perché continuamente dire adesso ripartiamo, chissà come ripartiamo, il prossimo anno sarà difficile, ma poi tornerà tutto uguale. Tornerà tutto uguale per fare debiti e per fare 2,5 miliardi di debiti? No, io questo... Io mi dissocio da questa visione, è meglio ripartire in un altro modo, ripeto, tirare una riga, perché sennò ci saranno Torino la città a Matteo, Gorizia la città al Pod, voi avete citato Reggio Calabria, ci sarà un'ecatombe come c'è stata un'ecatombe, c'era già stata, non c'è il coronavirus, adesso se il basket sarà quello come dopo la crisi del 2008, dicendo facciamo le stesse cose, piangendoci addosso che abbiamo meno soldi, quindi gli stranieri saranno più scarsi, saranno più egoisti, che non è vero, se non sappiamo allenarli sono egoisti, se no non sono egoisti come tutti i giocatori, ogni giocatore è egoista, ok? E quindi no, allora facciamo un grande errore. È una grande occasione per tirare una riga, non per far ripartire qualcosa che ha dimostrato che non è sostenibile. Stanno facendo tanti giochi in questa quarantena, tante challenge, no? Ne proviamo a fare uno noi a giro. Vi chiedo il miglior quintetto possibile che avete commentato, allenato, o non per forza queste due cose, il miglior quintetto possibile che vi salta in mente. Partiamo da Matteo e poi finiamo dal Pozzo. Ma prendendo tutto, anche giocatori NBA, solo quelli commentati, tutto. Sui piedi. Ci proviamo, allora, ci proviamo a fare. Playmaker Gianmarco Pozzecco. Bravo, gatta. Così. Poi lui non posso più sceglierlo io, mannaggia. Mi metto di tanto. Marco. Ma parliamo di giocatori anche americani, stranieri, chiunque. Beh, ma così è troppo difficile, dai. Li metto di fianco Michael Jordan, va bene? Si può? Come lo sai che la palla, però Marco, metti in uno più scarso, non voglio passare la palla sempre. La combinazione. Metti ne uno bravo in difesa, che così almeno io mi risparmio. Poi mettiamo Hakeem Olajuwon come centro, va bene? Aggiudicato. Ci mettiamo un Printezis come ala grande. E ci mettiamo come ala piccola. Arco cane, ci mettiamo un Anthony Parker come alla piccola, va bene? Quintetti emozionati. Tocca al posto. Così mischiamo un po' Italia, Eurolega, NBA. Ma allora io faccio come dire, una squadra che piace a me, poi non sono chiaramente i più forti del mondo, ma metto Odette Katash, playmaker, Andrea Meneghin da 2, Danilovic da 3, Volkov da 4 e Sabonis da 5. Petrovic non lo metto perché era il mio idolo da bimbo e quindi insomma è in assoluto il migliore, non l'ho messo perché ho voluto mettere Andrea Meneghin fondamentalmente. Volkov per noi di Reggio Calabria ne sappiamo qualcosa. Vai Coccio. Vado e metto Andrea Meneghin e Andrea Meneghin insieme a Klay Thompson e a Antetokounmpo, attenzione, numero 4 metto Smodis perché nel cuore mi sta, e numero 5 un altro Otello Hunter. Ma come mai hai messo Smodis, Marco, che condivido tra l'altro pienamente perché secondo me è stato clamoroso?
perché è stato quello che è stato il giocatore lungo, perché poi tra 4 e 5 non lo so, adesso giocherebbe forse anche 6, che però aveva capacità di giocare fronte a canestro e spalle a canestro, e quindi penso che sia una combinazione, e ritornando a quello che hai detto tu, ormai il 4 solo che streccia si fa un cambio, è limitato, cioè il 4 che streccia deve essere anche quello che, se fa il cambio, un attimino può andare a punire in post basso, e quindi Smodis, eccolo qua. Io ho avuto la fortuna di giocare con Mattias e lo considero, infatti ho avuto la fortuna di giocare 2 partite con Volkov a Varese quando c'era appunto Recalcati, però sono totalmente d'accordo con te Marco, secondo me è stato uno dei più forti in assoluto, non sottovalutato, perché è anche vero che ha giocato al Zesca tanti anni guadagnando follie, però non viene mai ricordato tra i grandi della pallacanestro, invece secondo me è stato nel suo periodo in assoluto il più condizionante. Io mi ricordo una partita, la finale che giocarono a Praga contro il Maccabi, dall'altra parte c'era Vujicic che secondo me era un altro fuori classe vero, lui negli ultimi 3 minuti è riuscito, condizionando la partita in modo palese perché il Maccabi andava sempre da Vujicic, a contenerlo o addirittura ad annullarlo, e lì secondo me diede dimostrazione di essere veramente un giocatore fenomenale. Siamo in diretta anche su Twitch, ci stanno arrivando delle domande lì, Giuseppe, se ce le puoi leggere. Sì, ci arrivano le domande per i vari ospiti, in particolare per Matteo Candini ci arrivano domande sulla questione della decisione da parte della Federazione Italiana Pallacanestro di annullare tutte le competizioni, una decisione che invece è stata sicuramente in contrasto con quella che per esempio è stata presa per il calcio. Come vede questa specie di situazione e anche sua considerazione magari? Decisione correttissima, non si poteva fare altro, come diceva Coach Crespi, l'importante adesso è ripartire, e secondo me questa stagione non si poteva continuare per diversi motivi. Prima di tutto sappiamo che noi non siamo come il calcio, che possiamo giocare a porte chiuse, il basket ha bisogno della gente nei palazzetti, c'è troppa incertezza per sapere quando si sarebbe potuto avere un basket con la gente nei palazzetti. Secondo discorso riguarda gli americani, tanti americani giustamente sono tornati a casa, se si fosse ripartiti anche magari tra qualche mese, con che squadre saremmo ripartiti? Con squadre completamente diverse rispetto a quelle di prima, quindi con una situazione tecnica completamente diversa, quindi non aveva senso. E in più c'è anche un discorso, secondo me, legato proprio al, come diceva giustamente anche la Lega di Serie A, non voler inficiare e condizionare troppo la prossima stagione, meglio fare bene la prossima, ripartire bene piuttosto che voler a tutti i costi chiudere un campionato che comunque, se lo riprendi fra qualche mese e non sai se puoi riprenderlo, sarebbe troppo troppo diverso rispetto a quello che hai lasciato qualche mese fa, e considerando, come dicevate anche voi prima, la quantità di squadre che sono in difficoltà, meglio fermare tutto e ripartire. E mi riallaccio su questo al discorso che faceva prima giustissimo Coach Crespi. Io sento gente parlare di ok, ma chi retrocede, chi viene promosso, qui non è più un discorso, per me non dovrebbe esserlo mai a prescindere, perché il nostro ambiente, io sono molto legato al concetto sportivo americano che, come sapete, non prevede retrocessioni e promozioni, e penso che, anche se in Italia è utopia, si dovrebbe fare un ragionamento simile. Noi siamo onestamente in un ambiente, io pensavo prima a quante squadre di Serie A2 quest'anno, se il campionato si fosse finito, avrebbero potuto reggere economicamente la 1. Sono pochissime, forse 3, 4, 5. Che senso ha quindi parlare di promozione quando già sai su una serie di 28 squadre che la serie superiore la possono gestire forse 4 o 5? A maggior ragione, visto quello che è successo, ripartire da zero, collocare le squadre, le società nella serie in cui possono stare a livello economico, senza pensare a promozioni e retrocessioni, che tanto comunque c'è chi la Serie A magari la potrebbe fare perché se l'è guadagnata, ma non può farla per motivi economici, per motivi di pubblico, o lo stesso discorso vale al contrario fra Serie A e Serie A 2. Sento parlare di promozioni e retrocessioni, ma non ha senso in questo momento. Quello che servirebbe in questo momento è posizionare le squadre con l'onestà di dire: io posso fare la Serie A, sto in Serie A, io posso fare la 2, sto in A2, io posso fare la B, sto in Serie B, perché forse soltanto così potremo avere dei campionati giusti con squadre che li cominciano e li finiscono tutti. E come diceva Coscretti, questa è l'occasione veramente di tirare un colpo di spugna e ripartire, ma servirà l'onestà di non fare passi più grandi della gamba per tutti, di ripartire nella posizione nel modo giusto, e purtroppo non sono convintissimo che accadrà, perché non sono convinto che tutti avranno l'onestà e la capacità di farlo nel modo giusto. Io ho ascoltato, poi se vogliamo non scomparire
È giusto, sembra l'unica via per poi non avere squadre che per motivi extrasportivi scompaiono alla fine dell'anno. Mi trovi d'accordissimo con te, Matteo. Ma non sono extrasportivi, è questo non, perché non è qualcuno che va a fare una rapina nella sede della società e gli porta via il milione non c'è già prima. E io credo che quello che ha detto Matteo mi trova completamente d'accordo. È importante che ci siano chi guida, che mettano dei criteri in modo tale che poi io e Matteo facciamo una società e ci iscriviamo al campionato amatori CSI, oppure ci iscriviamo alla 1 se abbiamo i requisiti per poterlo fare. È il momento di mettere veramente a livello dei criteri che poi devono essere, perché sennò tutti, Matteo ha parlato di onestà, ma se non si mette un criterio, siamo in Italia e così, no, credo che questa sia proprio la grande occasione. Spero non la perderemo. Però purtroppo, come sai, mettere criteri non è stato facile in questi anni, perché certi paletti non li puoi mettere, certi paletti non li vuoi mettere, e quindi è stato sempre un problema mettere i criteri giusti. Sono d'accordo con te, Matteo, perché sono sempre state fatte scelte politiche, elettorali. Le scelte elettorali non risolvono il grave momento in cui siamo. D'accordo. Sono d'accordo, voglio inserirmi e dire anch'io la mia. Io sono totalmente d'accordo con quello che state dicendo, ma nel modo più assoluto e prego e mi auguro che questo momento di crisi spinga un cambiamento e quindi di conseguenza un miglioramento. Ma non sono neanche pessimista, non posso neanche definirmi pessimista, perché sono totalmente convinto che non cambierà nulla. Non cambierà nulla, le società che avranno l'opportunità di fare la 1 cercheranno di sopravvivere come accade negli ultimi, insomma, da ormai da un po' di anni. Quindi sono molto, come dire, nemmeno pessimista, sono proprio non vivo la speranza di questo cambiamento, che invece secondo me è necessario, però secondo me Marco e Matteo, noi dobbiamo prendere in considerazione una cosa sola, che noi nel nostro mondo siamo convinti che bisogna partire dal risultato sportivo, cioè che il segreto del successo di ogni società derivi dal vincere una partita in più. E invece secondo me noi partiamo dal presupposto sbagliato. Noi dobbiamo renderci conto che una partita vinta in più o in meno cambia poco. Bisognerebbe avere, come dite voi giustamente, la capacità di resettare completamente e andare in una direzione a discapito del nostro risultato sportivo, ma della nostra crescita, come dire, come movimento. Un'altra cosa che secondo me è totalmente condizionante e per questo non ci può essere questo cambiamento, che ogni presidente, quindi ogni proprietario delle varie società di pallacanestro, pensa di avere il dovere di condizionare le scelte. Quindi noi in Soldoni non abbiamo una persona, e tra l'altro viviamo anche una situazione, come dire, fortunata, perché noi viviamo in uno sport dove c'è una situazione che è chiaramente anomala, perché l'America dal punto di vista sportivo ha determinate caratteristiche che negli altri paesi non esistono, come le università, che sono il bacino d'utenza dove l'NBA pesca i giocatori. Però ecco, abbiamo la fortuna di avere un teorico punto di riferimento che potremmo prendere ad esempio. Sappiamo benissimo tutti quanti che l'NBA ha iniziato il suo splendore nel momento in cui David Stern ha capito che bisognava istituire il salary cap e quindi di conseguenza togliere, insomma, dare la possibilità, che è una cosa che tra l'altro dice sempre Flavio Tranquillo, dare la possibilità alle squadre di diventare, cioè di avere, di essere in positivo dal punto di vista economico e di non essere in perdita. Però ripeto, secondo me la seconda parte più importante è proprio questa, che bisognerebbe avere la capacità di mettere una persona che decida per il bene della pallacanestro. Perché è normale ed è logico che se ogni persona che investe nella pallacanestro
può condizionare la pallacanestro stessa, è normale che lo farà sempre a, come dire, a vantaggio della del proprio club, e questo secondo me non è una cosa che non sei d'accordo, Marco? No, io penso che cioè quello, la prima parte sono completamente d'accordo, che se ogni proprietario pensa solo al proprio interesse, il sistema non sarà sostenibile e alla fine va contro l'interesse, a meno che si, l'interesse sia quello diventare proprietario di una società e non per interessi sportivi, ma per interessi di pulizia del denaro, si occupa una società, come succede intanto nel calcio e soprattutto nelle serie minori, per far questo. Allora, se non si parla di un risultato sportivo, che non è risultato sportivo, è vincere o perdere una partita. Io sono completamente d'accordo con quello che hai detto tu prima. Ci vuole una risposta culturale. Oggi non c'è cultura nel nostro sistema. Senza cultura non è neanche sostenibile a livello economico. Se non è a livello economico, io posso mettere la regolina che è a mio favore, però alla fine non mi proietto più in avanti. Assolutamente così. Intanto chiedo alla nostra regia se ci può mettere in collegamento con Alessandro. Si è degnato, con calma, quando vuole. arriverà. E poi chiedevo a Peppe se ci sono altre domande. Faccio una domanda a Mammoli appena si collega e poi me ne devo andare. Scusa, dov'è? Eccolo qua. Eccolo. Buonasera, Alessandro. Buonasera, ragazzi. Ciao, Ale. Se vi rubo il mestiere, Ale, la prima domanda te la faccio io. Sì. Oddio. Allora, visto quello che sta succedendo, di quello che si sta parlando negli ultimi giorni, chi sarà l'oriundo della nazionale italiana? Spero Donte Di Vincenzo. Vabbè, dopo questa posso andare a letto e avrò sicuramente degli incubi. Ma come mai vuoi saperlo? No, perché vuoi saperlo? Ma no, Marco, perché dobbiamo parlare. No. Perché Mammoli è venuto qui a fare la promozione del suo libro, che fortunatamente è arrivato il coronavirus. Vedete che c'è sempre anche un risvolto positivo anche nelle più grandi negatività mondiali, però ecco, col coronavirus non ho la possibilità di comprare il libro di Mammoli, quindi vuoi che lo spediamo, Sarebbe anche la versione ebook, volendo, quindi potrebbe scaricarla. Adesso andrò a comprarlo. Infatti ho chiamato Conte e gli ho detto: apri almeno le librerie, e quindi avete visto che c'è stato un cambiamento sul decreto. Discutevamo del, perché io sono convinto che la nazionale italiana di pallacanestro abbia bisogno di un pivot. Io sono convinto che la nazionale sia molto forte, chiaramente anche per un po' per il mio modo di vedere la pallacanestro, chiaramente, insomma, lo anticipo. Per il mio modo di vedere la pallacanestro, se io mai allenassi la nazionale A, che cosa che tra l'altro prima o poi succederà, non sto scherzando. No, succederà. Lo sappiamo tutti che succederà, quindi. Scherzando. Lo auguriamo. Neo è straordinario ed è giusto che continui. Stavamo dicendo appunto che secondo me manca un pivot. Secondo me con un pivot quella squadra lì acquisterebbe una dimensione in più, e soprattutto darebbe la possibilità a giocatori come Gallinari, Bellinelli, insomma, da Tome, di avere un beneficio. E allora, discutendo, io dicevo che, visto che ormai lo fanno tutti, anche se è una cosa che fondamentalmente poi va un po' contro la mia etica, J.R. Holden ha fatto vincere un europeo alla Russia, insomma, ci sono stati tanti, probabilmente l'Arkin di CONI, la federazione non lo fanno. Lo capisco, in Croazia hanno preso la stessa decisione, in Serbia, però dico, se vuoi vincere, Randolph ha dato una mano alla Slovenia, vabbè, ma nell'ipotetico quadro chi vorresti naturalizzare? Dai, butta un nome, adesso un nome, vogliamo un nome. Lo so già, l'ho già detto a Mammoli, te lo ricordi? Vabbè, dillo a tutti, anche a noi, dai. Te lo dico, lo dice Mammoli, se no, me lo ricordo, lui vuole naturalizzare Jack Cooley. Però no, visto che adesso dico una cagata, poi me ne vado. E Tanap, secondo me, è un giocatore che farebbe molto comodo alla nazionale italiana. Sei d'accordo con me, Mamo?
No, allora io il discorso che te l'ho già fatto, se a prescindere, perché dobbiamo prendere un lungo, allora tanto vale, dici, prendo un lungo e cerco di naturalizzarlo, ma se devo scegliere invece il nome tra Etanap e Di Vincenzo, se posso prendere uno dei due senza guardare il ruolo, io oggi prendo Di Vincenzo, non prendo Etanap, al di là del fatto che manchi il lungo, che poi il lungo manchi è un dato di fatto, abbiamo Melli che è un quattrino, arriverà forse Banchero. Varniani non è mai stato un centro spalle a canestro, però la nostra nazionale migliore ce l'abbiamo avuta quella del 2015 quando c'era lui come numero 5, quindi voglio dire, questo è senz'altro un problema, però io tenderei a cercare di portare i migliori che noi possiamo mettere, i migliori che possiamo avere, e come tu sai io in questo momento lascerei perdere un traguardo immediato, ma comincerei a buttare dentro dei ragazzi per farli perdere, farli fare esperienza, farli fare chilometri del rodaggio per averli pronti magari fra 4-5 anni. Pozzo, prima di lasciarci ti facciamo un'ultima domanda che ci arriva in velocità. Hai la macchina del tempo, però puoi usarla solo una volta. Ti rigiochi gara 7 l'anno scorso oppure vai ad Atene a prenderti l'oro nel 2004? Cos'è? Non ho capito la domanda, perdona, mi ero talmente entusiasta della macchina del tempo che posso tornare indietro e toccare il canestro, che qual è la domanda? No, ti chiedono, Coach, in chiusura, prima di lasciarti, hai la macchina del tempo, però puoi usarla solo una volta, ti vai a giocare gara 7 l'anno scorso e vinci lo scudetto, cambi il finale di quella sfida, oppure prendi la macchina del tempo per tornare nel 2004, 16 anni fa, te nel 2004 ti vai a prendere l'oro, dove vai? Prendo la macchina del tempo e vado nel 1999. Marco, secondo me l'inizio di quella avventura per loro fantastica, secondo me non c'eri, tu sei arrivato un po' più tardi. C'ero. Vabbè, tornerei nel 1999 e cercherei un compromesso con Tanjevic. C'ero, proprio a Atene scendendo dal pullman, c'ero anch'io. Okay. Come, scusami? Ad Atene scendendo dal pullman, ero lì vicino a voi due. Ok. Al quindi, torneo dell'Acropoli. Sì, prendiamo la macchina del tempo insieme, Marco, e mi dai una mano, va bene. Okay. Teniamo tutto, ripartiamo. Va bene. Aggiudicato. Ciao ragazzi, buona serata. Ciao Pozzi. Grazie mille Pozzi, grazie mille per essere stato con noi e aver accettato il nostro invito. C'è stata una rubrica su Instagram che abbiamo lanciato questo pomeriggio, Ask Pozzi, Ask Candini, Ask Crespi, Ask Mammoli, dove i nostri ospiti hanno ricevuto delle domande nel nostro Instagram che adesso vi leggiamo. Ad esempio Matteo Candini chiede Giuseppe, che salutiamo, l'anno scorso giocatori come Pecchia, Eboa e Achele, per fare qualche esempio, sono volati in A1. Chi vedresti pronto ad oggi in A2 per seguire le orme dei tre che abbiamo appena citato? È difficile fare un nome, di sicuro i tre che hai citato sono giocatori di grande prospettiva. Guarda, mi viene in mente, già prima ho citato Ousmane Diop di Torino, mi viene in mente Jordan Bailly, che ha giocato a Roseto quest'anno, sì. Un altro giocatore secondo me pronto per la Serie A. I primi due che mi vengono in mente sono loro, poi a pensarci bene sicuramente mi viene in mente anche qualcun altro, però ce ne sono, come dicevamo prima, la 2 è un grande serbatoio di giocatori per la Serie A, per la Nazionale, e abbiamo visto proprio il caso di Pecca, secondo me è emblematico, perché è un giocatore che subito è riuscito, non ha sofferto assolutamente il passaggio fra la 2 e la 1. Al primo anno in Serie A Cantù è riuscito subito a fare la differenza, lo si vedeva quando giocava a Treviglio l'anno prima, quindi secondo me i giocatori in A2 ce ne sono giocatori che sarebbero pronti per la Serie A sicuramente. Sì, io. Chiedono ad Alessandro Mamoli invece come vedono in ottica NBA l'anno prossimo la rinascita dei Golden State Warriors. Ma tanto vediamo se tornano tutti, ma credo di sì. Io dico sempre, se facciamo una questione aritmetica, anche se non si può fare nella pallacanestro, o una questione scientifica, se vuoi chiamarla così, Curry, Thompson, Green... Wiggins, che era Harrison Barnes, forse anche meglio di Harrison Barnes, era il gruppo delle 73 vittorie, quindi no, che non significa che vinceranno 73 partite o che diventeranno quelle delle 73 vittorie, assolutamente no, però direi che è un punto di partenza ottimo. Io credo che loro nella loro testa ci sarebbe l'idea di rinforzarla ulteriormente la squadra, non solo
sulla base di partenza di questi quattro giocatori. È chiaro che molto dipenderà anche da quello che succederà con la stagione. Mancano dei soldi di inizio anno, dei contratti con la Cina, ne mancheranno sicuramente altri della regular season. La speranza è che si riesca a finire comunque questa stagione, a salvaguardare con la parte finale, magari in estate con i playoff, ma sicuramente mancheranno dei, non torneranno i conti nell'NBA, e voi sapete meglio di me che il salary cap viene stabilito di anno in anno sulla base dei ricavi che fa l'NBA l'anno prima. Quindi se tu sei Golden State e che hai un programma diciamo che hai fatto a lungo termine, in cui dici rifirmo Thompson, poi ok, poi Draymond Green gli do questo, poi scambio, poi arriva Wiggins, e poi nella mia testa l'idea è che firmo Gallinari, dico, tanto per fare un esempio a caso, ecco che magari in quel momento poi i soldi di Gallinari non li hai, e quindi devi rivedere completamente tutto. Però mi sembra che il punto di partenza, anche solo con questi quattro, sia buono. Sarei stupito se con questo punto di partenza non fossero delle prime quattro contender ad ovest, poi ovviamente è tutto da vedere. Direi che rispetto a quella squadra dei record mancano due elementi della banca fondamentali, come erano Iguodal e Livingston. Sì, è anche vero che loro quest'anno sono riusciti a costruirsi dei giocatori in casa, penso a Pascal, loro hanno questa abilità. Mancava anche Bogut, se per questo, che era il centro loro di riferimento, che venne scambiato e che lo scambio che fece perdere il posto di lavoro a Larry Riley, perché mandarono via Monta Ellis, che era l'idolo locale. Invece poi Bogut era risultato il lungo passatore, bloccante, rimbalzista, chiave all'interno di quel gruppo. Quindi non è, ribadisco, non è una questione aritmetica e matematica, non può essere così, però Curry, Thompson, Green e Wiggins mi sembra un ottimo punto di partenza. Pascal ha fatto un'ottima stagione da rookie. Chiedono inoltre a Coach Crespi, chiedono quale tra Di Vincenzo e Ethan Happ sarebbe appunto l'aggiunta migliore come valore assoluto, diciamo, per la nazione italiana. Io penso che Di Vincenzo abbia, per il ruolo, Posta ha detto prima che vuole un centro, io credo che oggi voglio mettere più talento tra i piccoli. Di Vincenzo ha talento, ha atletismo, ha tiro, ha personalità, penso che sarebbe un sogno. Matteo, invece a te chiede Fabio la squadra che quest'anno ha sorpreso di più ti ha sorpreso di più in A2, sia in positivo che in negativo. Beh, in positivo ti direi sicuramente, è facile. Ravenna. Perché lo dicevo prima, una squadra che sì, in A2 si era ormai consolidata da qualche anno, però parliamo comunque di una squadra che rappresenta una città molto più legata alla pallavolo che al basket. Vero. E aveva, come quasi tutti, creato una squadra nuova, ripartendo quasi completamente da zero, nuovo allenatore, tutta nuova quasi la squadra, e pensare di vederla 6 punti sopra la principale inseguitrice a est, che era fuori lì quando il campionato si è fermato, sicuramente nessuno se l'aspettava. In negativo, allora sicuramente Verona me l'aspettavo un po' più in alto, perché onestamente quando siamo andati a vedere inizio stagione i roster, Verona sembrava chiaramente la squadra più attrezzata per la promozione, e considerando che questo è l'anno in cui, dopo la promozione di Fortitudo e Treviso, quindi l'assenza delle super grandi big del campionato, c'era spazio anche per le squadre di categoria a livello di grandezza della piazza leggermente inferiore, sembrava dovesse essere davvero l'anno buono per Verona, sembrava potesse essere l'anno in cui Verona non poteva davvero fallire la chance di promozione. Probabilmente sarebbe poi cresciuta nei playoff, avrebbe potuto sovvertire i risultati della regular season, però se devo dirti a livello di delusioni in stagione, sicuramente Verona. Capo d'Orlando, dopo un anno in cui aveva fatto la finale, non ce l'aspettavamo così in basso, anche se poi c'è da dire che questa stagione ha avuto tanti infortuni che hanno pesantemente condizionato il lavoro di Coach Sodini. Quindi Capo d'Orlando, delusione, ma con l'alibi degli infortuni, forse un po' anche Tortona. Tortona è una squadra che da tanti anni lavora con un progetto molto molto importante, molto serio, per provare a salire, e negli ultimi 2 anni ha fatto tanta fatica invece in corsa tra le prime 8 ovest. Quindi come delusioni queste, e come sorpresa ti direi sicuramente in positivo Ravenna. Ci arrivano molte domande interessanti, in particolare mi ricollegherei al discorso che ha fatto Alessandro precedentemente, e in particolare voglio qualche sua precisazione sul discorso del salary cap. Infatti diciamo che
tutti gli stipendi dovranno essere spalmati in base a quelli che sono i soldi provenienti dai diritti televisivi e da tutti quelli che invece non verranno appunto nelle tasche dell'NBA proprio per questa questione che si è venuta a creare. E quindi ci saranno molti giocatori che magari tenderanno a firmare per un anno, per qualcosina meno, per firmare poi contratti ancora più lunghi dopo, oppure potrebbe essere un rischio invece questo per giocatori leggermente più anziani, possiamo dire. Questo è un discorso molto interessante. Cosa ne pensi, Alessandro? Ma io penso che sarei stupito nel vedere pochi giocatori firmare per un anno. Io ho citato Gallinari, per esempio, prima. Secondo me il suo è un caso molto particolare, perché lui è uno che potrebbe finire in questo momento in una squadra dove non si aspettava di giocare, proprio perché magari in questo momento c'è dello spazio salariale a disposizione più da una parte che rispetto a un'altra squadra. Bisogna intanto sapere che cosa ha in testa Danilo. Io credo, se fossi nei suoi panni, rispetto a tutti quelli che dicono però adesso deve provare a fare delle stagioni per vincere, i soldi li ha guadagnati, adesso magari dovrebbe provare a guadagnare un po' meno e cercare di provare a vincere, il sentito dire, no? La radio dei social. Io penso che invece, arrivato a questo punto della sua carriera, lui debba puntare al massimo contrattuale, perché è probabilmente il suo ultimo grande contratto della carriera. Se poi questi soldi glieli potrà dare una squadra di alto livello, è giusto che possa anche scegliere per andare a giocare per l'alto livello e per il titolo, anche se quelle squadre lì mi sembrano a livello salariale tutte già un po' impegnate. Io credo che non sarebbe impossibile un giocatore come lui vederlo firmare per un anno, però è un giocatore di oltre 30 anni che mette a repentaglio, diciamo che mette la sua carriera in mano a questa stagione, per cui se poi ti fai male e poi dopo hai un anno e dopo gli anni dopo non li vedi più, quindi è un rischio. E credo anche che, anche per citare l'altra parte, un giocatore come Marco Bellinelli, ce ne sono tanti, proprio perché ci sono meno soldi e lui non può essere un giocatore che ambisce ad avere troppi soldi, il suo range è quello, e restando in quel range, accontentandosi di quel range di soldi, ecco che secondo me i giocatori come lui nella sua categoria, sia come caratteristiche, sia, cioè, fare lo specialista in uscita dalla panchina, sia per il livello salariale a cui in questo momento lui è abituato, secondo me potrebbe avere qualche possibilità in più, perché la squadra che aveva 10 milioni di dollari da investire su un panchinaro magari adesso ne avrà 6, ecco che allora può tornare più di attualità un giocatore di quel tipo per uno o due anni di contratto. Finché non sappiamo quant'è il salary cap, che cosa succederà da qui alla fine dell'anno e quanti soldi avrà a disposizione l'NBA, è impossibile saperlo. Vai Beppe, ho le domande per Coach Crespi. Sì, ci arrivano delle domande per Crespi, ma anche per Vermamoli, su come vedono, ovviamente come hanno visto fino al lockdown, che c'è stata la questione NBA nella Eastern Conference. In particolare, chi vedevano favorito per arrivare alle finali. Io posso dire che secondo me Milwaukee era la squadra che in regular season ha dato di più, però i playoff sono tutto un altro gioco praticamente, e quindi secondo me Boston, Toronto, ma anche magari Miami, erano delle mine che secondo me ai playoff avrebbero potuto dire la loro. Cosa pensate? Marco? Io penso che Milwaukee, ovviamente parliamo di Milwaukee, ci meraviglia Milwaukee come gioca in difesa, i numeri della sua efficienza difensiva, ci ammiriamo ovviamente a Antetokounmpo, però sempre dobbiamo dire però poi i playoff sono un'altra cosa, però questo. Ecco, credo che i playoff non sono un'altra cosa, ok? È sempre lo stesso basket. Se una squadra ha quel record di vittorie, ha quella un sistema di gioco e ha quella consistenza difensiva, giocherà bene anche i playoff. Il punto interrogativo, almeno due punti interrogativi lo vedo, ma non perché si gioca un altro basket. Antetokounmpo come può reggere e come può essere aiutato ad affrontare qualsiasi tipo di soluzione fisica e tattica contro,
E poi il secondo punto interrogativo è che ci vuole una seconda punta certa, ok? Le altre squadre contendenti, faccio l'esempio dell'altra squadra che ha avuto il secondo miglior record dei Lakers, hanno due, almeno due prime punte. Ecco, Middleton può essere la seconda punta. Ma guarda, io ti dico, quando parliamo di Milwaukee, io ci tengo sempre a ricordare l'anno scorso il tiro di Middleton che a 14 secondi dalla fine dei regolamentari a Toronto, avanti 2-0, finisce sul ferro. Se quel tiro entra, Milwaukee 3-0 ed è in finale NBA. Poi è ovvio che adesso noi, siccome quel tiro è uscito, stiamo tutti dicendo che Milwaukee non è una squadra da playoff o che non era pronta e così via. Poi certo che perdere 4 partite consecutive e la concomitante crescita di Toronto Raptors, che hanno fatto un finale di stagione straordinario, ti fanno riflettere. Sono in parte d'accordo con quello che ha detto Marco. Io credo che Milwaukee abbia una sua identità e imponga un suo modo di giocare che ha spesso fatto durante la stagione, cioè proprio impone il suo gioco e ti travolge. Il problema è, al di là della seconda punta, è, lo abbiamo visto io negli occhi ancora la partita che credo forse di aver commentato un microso con Marco o con Matteo, quella sul campo dei Lakers, in cui i Lakers proprio attraverso LeBron James, che prende in mano il telecomando della partita, decide di andare alla sua velocità e di gestire la partita su quei ritmi, cioè di togliere il controllo della partita a Milwaukee. Ecco, secondo me Milwaukee il rischio che potrebbe o poteva avere è che su una serie che tu giochi sempre contro la stessa squadra, perché quando giochi la regular season hai 2 o 3 giorni di tempo per preparare la partita, arrivi da un'altra, poi ne hai un'altra ancora 1 o 2 giorni dopo, è che una squadra ti possa prendere le misure da quel punto di vista. E Milwaukee io non l'avevo vista ancora così camaleontica, cioè la capacità di trovare un modo diverso per vincere le partite, perché se vai a vedere la squadra che per scarto medio e per travolgere gli avversari, per net rating e per differenziale, forse era anche la migliore della storia dell'NBA, perché proprio ti travolge, ma quando poi tu la costringi a giocare in un'altra maniera, ecco lì non sono ancora riuscito a vedere l'altra identità di una squadra che dice: adesso che mi hai tolto, provo però in un'altra maniera. E quello che dice Marco, forse ha bisogno di qualche altro giocatore che possa provare a trovare una maniera diversa per provare a vincere quelle partite lì. Lì sicuramente nei playoff è fondamentale. Mentre a Ovest, come la vedo la situazione? Lakers e Clippers nettamente avanti, Houston ce la può fare ad avvicinarsi, ci può essere una mina, magari Utah o Denver. Marco? Ma sono lebroniano e penso che LeBron ha deciso nell'estate che vuole vincere il titolo, però sicuramente giocare la finale. E credo che anche quello che mi piace sottolineare è che anche hanno avuto sconfitte contro Dallas che li ha sfidati a zona, hanno avuto sconfitte anche brutte di 20 punti, ma la reazione che ha imposto LeBron con l'esempio a tutti nel momento dei momenti critici, credo che sia qualcosa di molto significativo, perché non parliamo di tutto andato bene, no, già qualche cosa non è andato bene, però hanno sempre reagito bene, quindi vedo Lakers davanti a tutti. Ovviamente i Clippers hanno voluto sempre aggiungersi, perché è meglio averli lì, però alla fine quando sempre aggiunge è meglio averli lì, e poi sei sempre al giorno uno, e se sei sempre al giorno uno poi può essere complicato. Houston ha la sfida di giochiamo con tutti i giocatori sotto, adesso tra virgolette sotto i 2 metri, ovviamente non sono tutti i giocatori sotto i 2 metri, è una sfida affascinante, ha ancora di più accentuato, cioè il raddoppio della posta di questo del Morey pensiero e del supportare Harden, però Lakers. Sono d'accordo con Marco, non è la squadra più forte, la squadra migliore sono i Clippers, però non lo so, io ho sempre pensato che c'è stata una settimana in particolare in cui i Clippers, proprio prima di giocare la partita con i Lakers, avevano dimostrato di poter vincere le partite con una forza e una convinzione che non avevo mai visto durante la stagione, perché poi avevano sempre avuto problemi di infortuni, poi, come diceva Marco, giocatori che sono arrivati pian piano, mi sembravano un po' troppi e un po'
troppi di troppa personalità. Se il tuo giocatore di riferimento è Kawhi Leonard ci ha sempre detto, poi si può anche cambiare, non è che deve succedere sempre così, che ha vinto in situazioni, diciamo, di comfort. Cioè era a San Antonio, dove c'erano quei tre fenomeni che però erano tre chierichetti, e a Toronto, dove sostanzialmente gli hanno detto: dici quello che noi dobbiamo fare, dici quello che vuoi che noi facciamo, e noi lo facciamo. E attorno non aveva giocatori di così forte personalità, sì, aveva Lauri, aveva Van Vliet, ma ognuno stava nel suo ruolo e il giocatore di riferimento era lui. Ai Los Angeles Clippers, con Harrell, Morris, Beverly, aggiungiamoci anche lui, Williams, se poi le cose si mettono male, sai, Leonard non è uno che va e li attacca al muro, lì probabilmente se poi le cose non si mettono bene è possibile che si sfasci tutto, quindi io non avrei visto questa via di mezzo, ho visto però più equilibrio in casa Lakers, con delle chiare identità, chiare responsabilità, era molto chiaro che erano i due giocatori di riferimento e quelli attorno si sono veramente messi attorno, consci del proprio ruolo, dando quello che dovevano dare, e secondo me avevano un ottimo equilibrio. Non so se lo sapremo mai, però diciamo che tolte queste due qua, la terza arriva quarta o quinta rispetto a queste due. Sì, possiamo dire che comunque i Toronto dell'anno scorso e i Sant'Antonio anche ovviamente del 2014 erano più sistema rispetto a questi Clippers, ma è normale, poiché è da pochissime partite appunto che sono tutti insieme. Se vogliamo fare invece un gioco e dire chi in questo momento può essere eletto MVP, coach dell'anno e most improved, noi ci permettiamo di dire: coach dell'anno lo diamo a Nick Nurse, MVP lo diamo a LeBron, Most Improved invece lo diamo a Ingram. Cosa ne pensate? Magari anche Matteo. Faccio io, che faccio in fretta. Io l'MVP lo do ad Adetokounmpo, non perché lo sia, ma perché se gliel'hai dato l'anno scorso e lui ha migliorato tutte le statistiche, non puoi non darglielo quest'anno. Il coach dell'anno lo do a Budenholzer per lo stesso motivo, perché se gliel'hai dato l'anno scorso e migliora ancora, non vedo perché non glielo dovresti ridare. E il giocatore più migliorato, io vado controcorrente, ma lo do a Doncic, perché uno che passa da lì a essere uno dei primi tre giocatori dell'NBA, per me è quello che ha fatto. Capisco che non è nella categoria, perché dovrebbe essere nella categoria degli MVP, ma daranno da rookie da 20 punti di media, adesso è uno dei primi quattro giocatori dell'NBA e ha tripla doppia di media, quindi il miglioramento che lui ha fatto per me lo fa concorrere per il premio di giocatore più migliorato. Io vado con coach dell'anno Spoelstra, perché Miami gioca un basket di sistema, di qualità di sistema, e faccio solo l'esempio: Butler, che è un giocatore antisistema, è stato talmente convinto a poter migliorare la sua performance individuale dentro il sistema. Questo credo che per un allenatore significa grandissimi meriti. MVP dico anch'io Tetocumbo, perché LeBron non è MVP, LeBron è il giocatore più forte di ogni epoca, quindi non è interessato al titolo di MVP di questa stagione, e sto con Ingram come giocatore più migliorato. Guarda, io dico MVP LeBron, perché è il giocatore che sposta di più gli equilibri, come dicevate voi prima, ha deciso che quest'anno deve essere quello in cui probabilmente vince il titolo, e probabilmente lo vincerà se la stagione si chiuderà. Il fatto che sia diventato a questo punto della sua carriera il miglior assist man del campionato, quindi modificando il suo gioco al servizio della squadra, secondo me ha aggiunto un tassello alla sua legacy e lo ha reso ancora di più un giocatore straordinario, che quest'anno, per il modo in cui ha cambiato il suo gioco, ha scelto di fare il secondo violino per accomodare Anthony Davis e farlo entrare nel sistema Lakers, perché si è reso conto che questo doveva essere, era il modo giusto per provare a vincere il titolo, lo rende secondo me l'MVP a mani basse. Coach dell'anno, sono d'accordo su Nick Nurse, perché onestamente ci si aspettava che i Raptors crollassero in modo clamoroso dopo l'addio di Leonard, invece il crollo è stato molto meno fragoroso di quello che ci si aspettava. Most Improved, ce ne sono tanti, mi viene in mente Bam Adebayo, che rispetto all'anno scorso ha migliorato i suoi numeri e il suo impatto sull'NBA in modo clamoroso, quindi mi viene in mente lui, poi ce ne sono sicuramente anche altri che non mi vengono in mente, però così il primo che mi viene in mente è Bam Adebayo.
Abbiamo trascorso un'oretta insieme in questa prima puntata di Basket Talk che sta per finire qui. Chiudiamo con un pronto augurio per una pronta ripresa della nostra pallacanestro. Abbiamo parlato di tanti temi, della pallacanestro italiana, della pallacanestro femminile. Dall'altra parte dell'oceano, anche in NBA, in questo momento siamo fermi, cerchiamo di tirare la linea e approfittarne, come diceva poc'anzi Coach Crespi, per una pronta ripartenza con l'onestà che speriamo prima o poi ci contraddistingua ad alzata di mano. Cerchiamo di ripartire tutti insieme per una pronta pallacanestro nella prossima stagione. Io ringrazio infinite volte tutti i nostri ospiti, chi ha partecipato con noi alla prima puntata. Vi diamo appuntamento a sabato prossimo. Continuate a seguire Mondo Spicchi su Instagram, non perdete le novità sulla pagina Instagram di Mondo Spicchi. Saluto Matteo Gandini, grazie mille Matteo, ciao, per essere ciao, stato con noi. A voi, buona serata, buonanotte a tutti. Saluto anche Alessandro Mammoli, grazie mille Alessandro per accettare il nostro invito. Ciao ragazzi, buona serata, buon proseguimento. Saluto anche Coach Crespi, grazie mille Coach, in bocca al lupo per tutto. Ciao a tutti, buonanotte. Termina qui la prima puntata di Basket Talk, noi ci rivediamo sabato prossimo.